Ma io credo che ci sia una sola cosa apprezzabile in questa manovra, il fatto che ci sia stato un senso di responsabilità dal punto di vista del bilancio generale dello Stato. Non si sono fatte operazioni cervellotiche e irresponsabili. Per il resto mi pare che la manovra sia da valutare criticamente, almeno per alcuni aspetti. Penso a quello delle pensioni. Al di là della propaganda, qui avremo una riduzione delle pensioni rilevanti sulle pensioni medie. E soprattutto è gravissimo il fatto che ci sia una riduzione degli stanziamenti per la sanità pubblica, per i comuni e per la pubblica amministrazione. Quindi, calcolando l'inflazione, noi abbiamo una riduzione del 13% medio di risorse per sanità pubblica, comuni e pubblica amministrazione. In queste condizioni credo che non faremo né la medicina territoriale, le case di comunità, né avremo, come dire, la possibilità di offrire servizi di qualità ai nostri concittadini, non avremo la possibilità di personale nuovo da impiegare nei reparti di pronto soccorso. Quindi da questo punto di vista la situazione è estremamente delicata. La mancanza di risorse per i comuni e per gli enti territoriali mette in discussione anche la realizzazione del PNR. Se non c'è personale negli enti pubblici non si capisce chi dovrebbe fare i progetti per realizzare opere del PNR. E a questo si aggiunge il fatto che è in atto una manovra per togliere risorse al sud. Questo è gravissimo. Voi sapete che la Campania ha avviato una battaglia contro il precedente governo che non aveva fatto il riparto dei fondi FSC, per chi ci ascolta, sono i fondi sviluppo e coesione destinati per l'80% al sud. Anche questo governo ha bloccato 20 miliardi di euro. Alla Campania, per intenderci, dovrebbero arrivare 5 miliardi e mezzo di euro per i fondi sviluppo e coesione, che noi destineremo in larga misura alla viabilità e alle opere stradali non finanziate dal PNR. Quindi in questo momento abbiamo una riduzione di stanziamenti per i comuni, per la sanità pubblica e la pubblica amministrazione, in più un tentativo in atto di non dare le risorse sviluppo e coesione e anche un tentativo per incamerare le risorse non spese del precedente programma europeo 14-20. Anche la manovra sul reddito di cittadinanza. Tutti quanti hanno detto che il reddito andava modificato, distinguendo innanzitutto fra persone non occupabili, famiglie, disabili, povera gente, per la quale dobbiamo dare ovviamente un aiuto. Ma se si risparmiano 700 milioni nel reddito di cittadinanza, queste risorse devono rimanere nel sud. Perché se prendiamo queste risorse e poi le spalmiamo sul piano nazionale, ancora una volta abbiamo una perdita di risorse per il Sud. Allora, come vedete, dal punto di vista finanziario, in relazione a Mezzogiorno d'Italia, investimento, sanità pubblica, la situazione rimane delicata e da parte del governo non è arrivato nulla, anzi sono arrivati tagli sostanziali.